Buongiorno cari amici e ben ritrovati sulle orme del Maestro per i nostri primi passi del tempo quaresimale. Oggi è giovedì 23 febbraio. Vogliamo metterci in ascolto della parola che ci viene regalata anche oggi e continuiamo a farlo invocando lo Spirito in questo percorso quaresimale. Vieni, Spirito Santo, tu sei il consolatore, il fuoco dell'anima, la viva sorgente interiore. Tu sei la vita della nostra vita. Tu sei il tocco di Dio che ha impresso nelle nostre anime il carattere cristiano. Tu sei il dolce ospite della nostra anima. Tu sei l'amico per il quale vogliamo avere attenzione interiore, silenzio reverenziale, ascolto docile, amore forte. Vieni, o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. Amen. Il Vangelo di quest'oggi è tratto dal capitolo 9 di San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? La Quaresima è appena iniziata, ma la meta del viaggio è già ben delineata. Non ci sono molti dubbi. Non sono previste molte deviazioni sul percorso. La strada del deserto quaresimale che abbiamo intrapreso ieri punta dritto verso Gerusalemme, lì dove Gesù, il figlio dell'uomo, così egli parla in terza persona di se stesso, dovrà soffrire la sua passione, la morte e poi risorgere il terzo giorno. Se fossimo in un contesto di film, potremmo dire che Gesù già offre lo spoiler, cioè già ci dice come andrà a finire la sua vicenda. Ma allora perché già oggi, in questo secondo giorno di Quaresima, questo Vangelo così di brutto? Potremmo dire perché in questo modo diventa interessante non soltanto e non tanto la meta del viaggio, cioè il dove questo cammino ci porterà, ai giorni del Triduo Pasquale ai quali già guardiamo. Ma soprattutto questo Vangelo ci invita a porre l'attenzione sul come ci si arriva. A volte interessante non è soltanto la meta del percorso, ma è il percorso stesso, il come giorno per giorno si può arrivare alla destinazione. In un certo senso la bellezza del Vangelo è nascosta proprio qui, nel fatto che Gesù rivela il dove si va, ma suggerisce anche il come bisogna andarci. E allora ecco la seconda parte di questo Vangelo con l'indicazione che Gesù a tutti offre. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire Lui. Seguire il Maestro, mettere i nostri piedi sulle orme che Lui ci ha lasciato, perché quello è un percorso sicuro, è una via già battuta. La Quaresima è essenzialmente questo: percorrere quel sentiero stretto che si inerpica verso la cima, che Gesù per primo ha aperto e percorso. Andare dietro a Lui. Per farlo, però, c'è anche quell'indicazione che a noi risulta un po' antipatica: rinnegare se stessi. Diciamoci la verità, ci dà un po' fastidio questa frase del Signore. Ma come? Tutto quanto attorno a noi ci chiede di affermarci,
di essere pienamente noi stessi, di realizzarci. Forse che la Quaresima ci sta un po' antipatica proprio perché ci chiede di rinnegarci, di mortificare qualcosa di noi. Forse che il Vangelo è un po' mortificante perché mi chiede di rinnegare me stesso, le mie aspirazioni. Ecco, per capire bene questo passaggio del Vangelo, che sempre ci risulta ostico, ci lasciamo aiutare da un passaggio di un testo che ho sempre trovato molto illuminante e che mi permetto anche di offrire alla vostra meditazione per questo tempo di Quaresima, che si intitola così: La parola della croce. Raccoglie le meditazioni di un prete milanese, morto ormai parecchi anni fa, che si chiamava Don Giovanni Moioli, La parola della croce. A un certo punto del suo testo, delle sue meditazioni, spiega bene questo passaggio e dice: ma che cosa significa rinnegare se stessi? Chi è quel se stesso che bisogna rinnegare? Leggo. Non è il corpo. Non è la sensibilità, non è l'intelligenza, non è quella che noi chiameremmo la personalità di ciascuno. Quel sé stesso che bisogna rinnegare è l'uomo dentro di noi che non vuole credere. È il cristiano che non vuol diventare credente. Il cristiano che non assume quel senso della vita che è dato dalla fede, per interpretare la vita in tutti i suoi aspetti. È come se ci fosse chiesto di convertire e di battezzare e rievangelizzare l'incredulo che è dentro di noi, che si esprime in infinite maniere e infinite direzioni e che continuamente, di fronte all'esigenza di essere discepolo, sente che deve morire. Rinnegare se stessi è anche un dire di sì. Bisogna fare anche i fioretti, ma si fanno in vista di qualcosa di molto profondo. Il vero rinnegamento di sé è il battesimo dell'incredulo che è dentro di noi. Ed è una conversione che, quando siamo sinceri con noi stessi, avvertiamo bene che è tutt'altro che facile. Penso che queste parole spieghino in modo molto lucido che cosa significa rinnegare se stessi e andare dietro al Maestro, rinunciare a quella parte di noi che non è ancora credente e quindi che in un certo senso non ci appartiene fino in fondo, non ha a che fare con le esigenze della vita cristiana. Dire di no a qualcosa, ma per dire di sì a qualcosa di molto più bello e più grande, e che il Signore già ci mostra alla fine del cammino quaresimale e della passione, cioè il risorgere con Lui. Mi pare che, detta così, strada da fare ce ne sia, ma la via è tracciata. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona strada, allora, dietro al Maestro e sulla via che Lui ci indica.